Una calda ed assolata domenica di settembre è stata la partner quasi ideale della sesta edizione della Run B2One che si è svolta l'8 settembre a Bitonto. Un evento organizzato dalla Bitonto Sportiva in collaborazione con il comune di Bitonto che ha unito gli oltre 1000 appassionati di corsa in ogni livello di iscritti. Sono venute da tutta la regione, una gara di livello nazionale, abbiamo avuto Pasquale Selvarolo che è un atleta nazionale, Rebecca Volpe un atleta nazionale, della nazionale. E io sono soddisfatto e spero veramente di poter continuare a organizzare questi eventi perché dico, ho pensato stamattina, oggi è l'ultima, però diciamo, l'emozione di questa riuscita mi fa già pensare alla prossima, aspettiamo con ansia di sapere quale sarà la data perché ci mettiamo subito in movimento. Una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per gli atleti della Puglia e non solo, e che quest'anno ha visto anche la presenza di due runner di eccezione che rispondono a nome di Rebecca Volpe e Pasquale Selvarolo, che hanno vinto fra l'altro le loro gare giungendo al traguardo primi assoluti nelle categorie a loro riservate. Sono contento di aver portato a termine questa gara, penso nel migliore dei modi. Sono contento di aver vinto, ho accettato con molto piacere l'invito del presidente Antonio Saracino e mi aveva raccontato un po' il percorso, è stato veramente piacevole il fatto di correre fuori dal centro cittadino perché comunque ci permette di correre in maniera abbastanza scorrevole. Protagonista assoluto secondo me è stato il caldo quest'oggi perché chiaramente siamo ancora con delle temperature che per correre a certi ritmi e per correre a certe intensità insomma non sono proprio ideali, però io sono contento della gara che ho fatto. Mi sono divertito e sono sicuro che quello che ho fatto oggi mi servirà per i prossimi impegni. È stata una bella gara, molto tecnica devo dire, però mi sono divertita, sì, è stata molto bella, divertente, comunque ci si diverte sempre in queste gare. Senti, prossimi obiettivi? I campionati italiani 10 km su strada ad Arezzo. Poi quelli di mezza maratona il 3 novembre. Ma tra i protagonisti di questa giornata sportiva ci sono stati anche i Pacer Running Zen, un servizio utile pensato per supportare i runner nel raggiungimento dei loro obiettivi. Noi come gruppo Pacer abbiamo questo compito di accompagnare gli atleti ad un ritmo prestabilito. Abbiamo oggi per questa gara ben 11 tempi a partire da 3.50 fino al passo di Fit Walking di 7.30 e cercheremo di incitare, di aiutare tutti gli atleti che si fideranno al nostro servizio. E lo facciamo stabilmente, abbiamo molta, diciamo, molto gradimento e molta popolarità all'interno del movimento podistico pugliese e di questo ne siamo fieri. Ancora dunque un successo per la Bitonto Sportiva che in questa edizione della Run B2One ha generato soddisfazione e voglia di continuare nelle parole del presidente Antonio Saracino, ma anche fierezza nel risalto dato alla nostra città con la manifestazione odierna, così come sottolineato dal sindaco Ricci. Bitonto si presta a svolgere eventi importanti, eventi che possano avere una risonanza di carattere regionale e perché no anche nazionale. Una bella iniziativa, una bella manifestazione, ma fatemi fare davvero i complimenti all'associazione che la Bitonto Sportiva, che insieme alle altre associazioni del territorio ha voluto e ha organizzato questo evento con il supporto anche dell'amministrazione comunale che si è preoccupata di alcuni aspetti di carattere logistico.